Che pasta facciamo oggi? Tagliatelle. Per fare questa ricetta ci vuole pomodoro, cipolla. Buonissima. Poi ci sono tutti i segreti che non si possono raccontare. Barilla nasce nel 1877 all'interno di una piccola bottega dove Pietro Barilla Senior produceva e vendeva pane e pasta. La pasta ha una storia che affonda le radici nelle popolazioni dell'antico Mediterraneo, però è nel Medioevo che sono avvenute le più importanti innovazioni che hanno fatto sì che la pasta diventasse un pilastro della cultura gastronomica. Sicuramente una delle caratteristiche che Barilla ha nel proprio DNA è questa tensione verso l'innovazione. I segreti del successo di Barilla sono sicuramente la passione per il cibo, perché sin dagli inizi Barilla ha sempre creduto che il cibo potesse essere unione per le persone. E il coraggio sicuramente di prendere delle decisioni e delle iniziative sia in termini di innovazione di prodotto che di scelte strategiche per l'azienda, adattandosi, adeguandosi e prevenendo molto spesso anche i tempi. Noi vogliamo portare alle persone del cibo onesto, integro, gioioso. I nostri valori sono ancora quelli. Quello che è cambiato è il contesto internazionale. Tematiche come quelle legate alla filiera agroalimentare hanno fatto sì che il tema del cibo arrivasse sull'agenda di tutti. Ed è per questo che dopo 145 anni abbiamo rivisto il nostro purpose in The Joy of Food for a Better Life, offrendo sempre di più del cibo fatto con ingredienti ottenuti nel rispetto delle migliori tecniche agricole. La mia famiglia è una famiglia di agricoltori da sempre. Si sono trasferiti in questa azienda agricola nel 1952, nel dopoguerra, cercando fortuna. Qua una volta c'erano i miei genitori, mio padre e i miei zii, e adesso ci siamo noi. Io e le mie sorelle e mio cognato. La collaborazione con Barilla è cominciata circa 10 anni fa, ci spinge a produrre sempre meglio e ci aiuta a risolvere le problematiche che avvengono nell'azienda agricola. Il grano che coltiviamo in questa zona è unico, non si ammala, non si sviluppano funghi e non abbiamo problema di micotossine. In questa azienda da circa 5 anni usiamo una tecnologia fornita da Barilla che si chiama granoduro.net, un sistema web che ci permette di seguire la coltivazione dalla sua semina alla crescita. Questa è la sonda che utilizziamo nell'azienda agricola Ponzi per sapere l'umidità del terreno e per non sprecare una goccia d'acqua. Questo programma ci ha permesso negli anni di ridurre il 10% la CO2 emessa per produrre grano duro. Barilla crede molto nella sustainability. Abbiamo iniziato questo percorso più di 15 anni fa, quando abbiamo deciso di darci una strategia molto chiara. Abbiamo ridotto negli anni l'impatto sull'ambiente derivante sia da una riduzione del 31% delle CO2 emission, una riduzione del consumo dell'acqua del 18% e abbiamo incrementato l'utilizzo di energie rinnovabili per il 64%. Se c'è qualcosa che i consumatori si devono aspettare da Barilla è questa continua attenzione per il prodotto, per la qualità, con l'ambizione sempre di più di portare gioia attraverso il cibo per una vita migliore. La gioia del cibo è mangiare del buon cibo e il piacere di condividerlo con gli altri. Molto buona. Grazie. Complimenti. Approvata. La ricetta che abbiamo fatto oggi è questa.
Se mi devo immaginare questa azienda agricola fra 20 anni, la immagino piena di figli, piena di nipoti che portano avanti le nostre passioni, introducendo tecnologia per produrre un'agricoltura sempre più di qualità e soprattutto sostenibile. C'è una frase di Pietro Barilla che ci ispira quotidianamente. Tutto è fatto per il futuro. Andate avanti con coraggio. Questa è un po' la frase che ci ispira nell'andare a seguire quelli che sono i need che si vanno evolvendo dei nostri consumatori.